Buon pomeriggio e benvenuti a questa 37esima edizione del TFF, TFF Doc, Italiana Doc. Partiamo con il concorso italiano, sono 8 i film in concorso e sono molto felice di accogliere Francesco Don Giovanni, regista del film I giorni e le opere che vedrete fra poco. Benvenuto. Grazie. Qualche parola, Francesco è un amico, un habitué, diciamo, è venuto già 3 volte in concorso con Italiana Corti, 2015 a Napeson, 17, l'ultimo con Doride, ed è la prima volta in concorso lungo, documentari. 2 parole sul film, un film rigoroso. La storia di un contadino che vive tra le colline della Basilicata e la Puglia. Vuoi aggiungere qualcosa? Intanto aggiungere che voglio ringraziare il Torino Film Festival, perché è sempre un grande piacere essere qui. Ringrazio voi che ci siete. E per quanto riguarda il film, vedrete un film muto, perché il protagonista è da solo, quindi non parla da solo, quindi è muto. In realtà... No, poi volevo anche dire che io non mi piace molto parlare in pubblico e non credo nemmeno di essere tanto bravo a parlare soprattutto nei miei film, quindi non c'è quella roba per cui fai film muti e poi parli un sacco, no, fai film muti e poi non vuoi dire niente, e non vi aspettate granché. Magari dopo la proiezione facciamo un piacere. No, dopo se mi va ci fermiamo, mi fa molto piacere provare a dire 2 cose. Per quanto riguarda il film è nato all'interno di un progetto che doveva raccontare attraverso varie forme di espressione un pezzo di Puglia che si affaccia su Matera rispetto ai progetti per Matera 2019, Capitale della Cultura. Il progetto si chiama Monumenti Umani e io ho deciso di raccontare questa storia, perché una storia è un ritratto di quest'uomo che è appunto, secondo me, un monumento umano. E quindi vedrete questo. Buona visione. Grazie.